Habemus Papam. Nuntio Papis, Gaudium Magnum, Habemus Papam. Febbraio 1878. La mole dei Palazzi Vaticani sembra immota nella sua solennità secolare. La Roma dei Papi non sembra aver subito scossa alcuna. Eppure l'ultimo Papa Re Pio IX sta morendo, dopo aver assistito inerme al disfacimento del suo potere temporale secolare. Non possumus non expedit. Estremi sforzi della sua politica disperatamente rinunciataria. Ora solo angeli e santi abbracciano a difesa quella piccola porzione di territorio rimasto ad un pontefice romano, il Vaticano. Il Tevere ha scavato un alveo profondo. Al di qua il Colle Quirinale, ormai residenza dei Re Savoia. Al di là il Colle Vaticano, residenza prigione di un Papa Re. La storia scorre in parallelo. E la questione romana si affida ad un nuovo pontefice di passaggio. 17 febbraio 1878. 64 principi di Santa Romana Chiesa, quasi tutti di veneranda età, sono chiusi in conclave. La stampa dell'epoca pronostica che sarà un conclave tormentatissimo. Appena due giorni dopo la smentita, al grido rituale Habemus Papam, ai romani accorsi non numerosi all'interno della Basilica di San Pietro, appare un vegliardo di una magrezza estrema e di un pallore quasi di cera. Gioacchino Vincenzo Pecci di Carpineto, cardinale camerlengo di Santa Romana Chiesa, carica onorifica che in un'antica tradizione escludeva dal trono pontificio. È eletto pontefice con il nome di Leone XIII e con uno dei più brevi conclavi. È già il pontefice delle smentite. 68 anni per un papa di passaggio. Uno dei pontificati più lunghi della storia, da eguagliare il primo pontefice di Roma, San Pietro Apostolo. Un vegliardo che raggiungerà 93 anni di età e condurrà vigorosamente la sua chiesa oltre il XX secolo, agli albori dei tempi moderni. Se Roma apparentemente era indifferente a quanto avveniva oltre Tevere, una lettera del novello pontefice Leone XIII al fratello Giovanni Battista in Carpineto farà esplodere una gioia incontenibile ad un popolo di pastori e di contadini. Tra le casupole dei tetti innevati e le capanne fumanti sui monti Lepini, uomini abituati all'indigenza e alla povertà secolare, che stavano diventando i protagonisti di un evento che già appariva una favola. Uno di loro sul trono di Pietro. Luminaria, campane a stormo, incredulità di una cittadina che entrava nella storia. Quella vera, insieme al più illustre dei suoi figli, quel Gioacchino Vincenzo Pecci, familiarmente chiamato Sornino, uno dei serampolli di Anna Prosperi Buzzi e del colonnello baronale Ludovico Pecci, proprietario di terre e armenti in Carpineto, Maenza e Priverno. E lo chiameranno Io Papa Nostro, raccontandone la leggenda. Abbiamo la storia di Leone XIII. Ma chi era Leone XIII? Era un bambino che poi da grande è diventato un grande papa. Leone XIII, schivo e quasi assente dal panorama ecclesiastico romano, aveva vissuto la sua vita sacerdotale e la sua carriera diplomatica, oltre alle esperienze importanti in Benevento e Belgio, apparentemente distaccato dalle passioni politiche. Ora si accingeva a riportare la sua chiesa all'attenzione del mondo, a rendere centrale il problema del suo stato perduto e della sua libertà negata. Ma darà anche valore di impulso agli studi di esegesi biblica, alla visione filosofica della vita, ripercorrendo le vie del pensiero tomistico, alla ricerca della giustizia e della libertà, in uno stato moderno, alla soluzione del problema umano del lavoro, alla religiosità tradizionale e della famiglia, che egli andava sottolineando con una serie di encicliche ancora oggi fondamentali per la Chiesa romana. Perugia, la sede episcopale che ama oltre misura,
diviene il laboratorio delle esperienze umane e della politica sociale del cardinale Pecci. Il mondo dell'infanzia lo vede affannarsi a costruire educandati, collegi e soprattutto quei giardini di San Filippo Neri, anticipazione di più moderne esperienze sociali in favore dell'infanzia. Coltiva gli affetti familiari, si circonda dei suoi dotti perugini e dalle sedi più lontane ama tornare tra i suoi fratelli e tra i suoi concittadini, percorrendo quei suoi amatissimi Monti Lepini, dove ama condurre amici ecclesiastici, tra quei sentieri e quelle fonti una volta frequentati dai briganti 19 e Gasbarone, e poi riposare nel tranquillo casilo, tra i castagni secolari, dove va a scovare nidi di uccelli, mentre da sotto le fronde il fratello Giuseppe, poi cardinale e promotore del neotomismo, lo scongiura di scendere per l'imminente pericolo. Quanto lieta fu nel suo primo fiorire, nella casa paterna la mia vita, scaturita tra le giogaie lepine, canterà in una sua poesia latina. Primo dei pontifici moderni a godere delle innovazioni della moderna tecnologia, a farsi riprendere da una macchina da presa, a tessere le lodi dell'arte fotografica, così Leone XIII salutava l'alba di una nuova era, così affrontava il sudore umano di un mondo di proletari, ormai divenuti massa e ingranaggio della produzione industriale. Leone XIII vuole aprire la Chiesa al problema del lavoro umano, rivendicando la giusta mercede per gli operai, perché conservino una dignitosa identità, rivendicando il libero associazionismo, rivendicando anche la proprietà privata, da cui promani la libertà individuale. La Rerum Novarum del 15 maggio 1891 incarna le aspettative di una Chiesa che non vuole subire, ma vuole proporre nuove speranze al genere umano. E mentre passeggiava dentro i confini del suo breve stato, tra l'immobilismo teocratico e il possibilismo politico contingente, Leone XIII, che aveva saputo piegare il cancelliere Bismarck a più miti consigli, che aveva ricondotto i ricalcitranti cattolici francesi a possibili accordi repubblicani, che aveva stipulato interessanti accordi con gli stati sudamericani, non riusciva a risolvere la troppo spinosa questione romana, per le forti ingerenze delle logge massoniche e per l'impossibilità a poter immettere nel Parlamento italiano una vera forza cattolica. Diplomazie segrete, accordi unilaterali per le leggi delle quarantigie non furono favorevoli al vecchio pontefice. Ed allora cattolici da tutto il mondo si fecero un dovere nel rendergli omaggio solenne, nelle sue ricorrenze giubilari sacerdotali e soprattutto durante l'anno santo del 1900. Percosse con vigore la Porta Santa, abbattendo diffidenze e titubanze al di qua e al di là del Tevere, mentre su 20 monti italiani, a ricordo dell'evento, furono innalzati 20 monumenti alla croce, a testimoniare 20 secoli di redenzione umana. E Carpineto, sua patria, vi si associò entusiasta, coinvolgendo tutti i popoli lepini. Il Monte Capreo, nel suo punto più alto, prenderà il nome di Punta Leone XIII. E si darà a esaltarne la gloria terrena, con antiche feste popolari, a ricordo dei principi aldobrandini, che avevano creato in queste terre lepine un loro ducato, e che avevano saputo offrire ospitalità ai Pecci, venuti da terre lontane e qui prosperati. Del Ducato di Carpineto e Donna Olimpia,
Aldo Brandini, nostra signora e padrona, tra poco ci farà grazia di un suo palio. Un lungo carme secolare del vecchio pontefice, consegnando la sua chiesa all'unità dottrinale ed all'amore universale, consegna se stesso alla storia dopo aver condotta la navicella di Pietro tra le insidie di moderne ideologie e le auspicate precarie soluzioni sociali. Sembra quasi detergersi dalla fronte i cattivi pensieri, mentre accavalla graziosamente le sue stanche membra, una naturale fierezza, un sorriso appena accennato, ad un arguto motto di spirito ed una benedizione. Ma Leone XIII affida la sua immagine e la sua memoria, oltre che al mondo, anche alla sua patria Carpineto, che non aveva mai voluta dimenticare, chiedendo insistentemente ai suoi intimi, ai suoi familiari, le ultime novità, le ultime realizzazioni in favore dei suoi concittadini, che lo veneravano. Ruit fataris ora, Leo. Il tempo precipita, o Leone. Ed ecco allora il vegliardo del Vaticano, ginocchioni con il triregno posato a terra nel catino della chiesa di San Leone Magno. O vigile tra le architetture neoclassiche, tra lo scorrere delle acque del Carpino, nelle graziose fontane monumentali di marmo, o tra gli ospedali ed i conventi riportati a nuovo splendore, o tra le piazzette illuminate dall'invenzione del secolo, l'illuminazione a gas acetilene. È questo il suo ritorno nella sua patria, tra la sua gente, più che la leggendaria fuga dal Vaticano in abito cappuccino, a rivedere realizzati i suoi sogni di pontefice e di carpinetano. Qui egli si incarna, in questa sua patria, tra i suoi pastori e tra i suoi contadini, che lo consacreranno come uno di loro, riconoscendolo come uno di noi. Un'eredità alla sua patria che parla ancora oggi agli occhi attenti del visitatore che qui si inoltra tra il verde dei Monti Lepini e la memoria immortale di un pontefice che vuole lasciare quella testimonianza d'amore, splendidi monumenti. Questa chiesa collegiata dove egli troneggia benedicente e quei suoi canonici con i quali pur lontano amava intrattenere fraterni rapporti epistolari ed umani, confidando loro le cure degli uomini e le preoccupazioni di una chiesa che all'indomani della breccia di Porta Pia apriva la dolorosa questione romana, la chiesa patronale di Sant'Agostino, con annesso convento, una chiesa ricevuta in dote da padre Ludovico Pecci, che l'aveva saputo ricomprare all'indomani dell'occupazione dello Stato Pontificio da parte delle truppe napoleoniche e che Leone XIII aveva gelosamente voluto mantenere per sé e che durante il suo lungo e luminoso pontificato volle generosamente riconsegnare all'ordine agostiniano per divenire fucina di fede e di scienza. La chiesa francescana di San Pietro Apostolo, innalzata dai principi aldobrandini, che chiamarono una comunità di padri francescani che trovarono durante la burrascosa rivoluzione francese un difensore proprio nel padre del pontefice. I Pecci qui coltivarono la devozionale fede nel vescovo tolosano Ludovico d'Angiò, a cui attribuirono la prodigiosa nascita del padre del pontefice.
Memorie e culto che ancora rivivono nella chiesa di Santa Maria del Popolo, monumento nazionale per le sue opere preziose in essa conservate, sotto l'attenta cura delle suore del Santissimo Sacramento, chiamate dal pontefice cartinetano a salvaguardia di esso e soprattutto ad istruire nella scienza e nella fede le figlie del popolo. Un santuario dove tutta Carpineto scioglie i voti secolari all'Immacolata Concezione per essere stata liberata dalla terribile pestilenza del XVII secolo e che Leone XIII restituì al culto e liberandolo dallo stato di secolare abbandono per essere stato luogo di prediche del famoso padre Balbinucci, elevato agli onori dell'altare dal nostro pontefice. Un santuario che viene ricordato nelle sue commosse lettere apostoliche. Ogni angolo, ogni via, ogni tetto ed ogni contrada alpina lo struggevano nei suoi ricordi lontani, ravvicinandolo alla sua gente e alla sua patria, Carpineto. Che né perpetua la memoria collettiva chiamandolo affettuosamente Io Papa Nostro.